fino Torres a beneficio di Joaquin, che era molto lontano. Di Vaio, Ambrosini, ha provato il dribbling ma ha perso il duello con Albelda. Valeron per Torres, che carica il destro e la Spagna passa in vantaggio. 7 minuti 50 secondi della ripresa, bucata la difesa dell'Italia nel settore di sinistra. Torres ha preso la mira senza disturbo e ha fatto gol colpendo nell'angolino più lontano. È stato bravo Torres, ma è stato molto intelligente Albelda andare a pressare Ambrosini, rubargli una palla sulla tre quarti campo, ha trovato la nostra difesa troppo aperta e quindi ha rilanciato immediatamente in profondità Torres, un po' decentrato sulla destra, è stato abilissimo a guardare il portiere e a batterlo con un tiro incrociato, niente da fare per Perez. E sa benissimo di aver sbagliato Ambrosini, cerca adesso di incitarlo, di incoraggiarlo Pirlo, mentre rivediamo il raso terra vincente di Torres, perfettamente assistito da Valeron. Dunque ottima intesa proprio tra i due, che in pratica hanno sostituito Raul e Morientes. Sì, Valeron in rifinitura, ma ribadisco, Albelda molto bravo ad andare a rubare una palla finita troppo larga, ora sulla palla ancora Pirlo, si allontana Fiore, non si fida la Spagna, barriera 5, va Pirlo, prova la conclusione proprio sul muro della Spagna, ma c'è Fiore, è il primo a intervenire, propone il cross, prova Vieri, ed è il pareggio di prepotenza, lo stacco perentorio di Vieri, ancora lui in gol, ancora una partita consecutiva a segno per Vieri, ed è l'1-1 all'undicesimo minuto. Però quando Vieri viene servito da questi cross fatti quasi sulla linea del fondo, diventa imperioso. Ricordiamo il gol anche in Portogallo, quando riesce a staccare proponendosi in terzo tempo diventa una forza della natura. Non c'è stato niente da fare per nessuno, abbiamo visto come lo stacco fatto di potenza ha battuto tutti sullo stacco. Bravissimo anche Fiore nel servizio. È perfetto il traversone, ci crede Vieri e niente da fare per Manuel Pablo. E così Vieri segna il 22esimo gol con la maglia della nazionale in 39 presenze. Vieri raggiunge Sandro Mazzola nella classifica dei goleador con la maglia della nazionale. Ed è un gol importante per Vieri, che non ha esultato.